Vi faccio subito un intro veloce perché siamo qui a Villa Svertoli, un ex manicomio, un vero e proprio manicomio abbandonato. Ragazzi, siamo riusciti ad entrare, finalmente siamo dentro la struttura. Che cazzo c'è gente? Illuminato arancione. Che cazzo ci fa una luce? Non me ne frega un cazzo se non si vede la telecamera, io lo vedo dal vivo. C'è qualcuno? Guarda, tu metti tu. Qua dentro l'emergenza è. No, ma questo non è illuminato. Raggiungibile. Ma che cosa? Quel bambino da urlare e pestare così. Guarda, quando hai detto bambino. Bambino? Lasciar solo un bambino così piccolo. Guarda. Se, oh, sembra che abbia paura di chissà che. No, però ma lo vedi, alcune parole sono cerchiate un po'. Secondo me qui ha un senso, cioè la bruciatura non è a caso. Giralo. Giallo, la prima parola più bruciata è irraggiungibile. Bambino. Bambino. Bruciarsi. Bruciarsi. Bambino bruciarsi. Sera. Sera. Paura. Paura. Cacciato. Cacciato. Odio. Odio. Dietro cosa c'è? C'è qualcosa? Un momento. Dov'è? Inizio. Quel castigo si perde. No, non mi sembra sensato. Ragazzi, porca miseria. Raga, c'è un profumo. Io sento come se qualcuno ti fosse messo profumo. Sì, bravo, sento incenso. Sento. Zitti, no, ma che? È come se un profumo di una ragazza. Lo sento, mi sembra incenso. Te non lo senti? A me sembra giovane. Sì, a me sembra incenso. Ma che incenso?
Cos'era sta stanza? La cappella forse? Sì. Sì. Quindi qua prego la guarda. Però se questo è un ospedale o cosa? Qual è la sua storia? Sì, è un ospedale psichiatrico. Un ospedale meno psichiatrico, quindi pregavo. Erano più ville però, perché mi sa che ci stanno anche tipo bambini o così, perché infatti sono ville Sbertoli, lo so. Sei solo un bambino? Sei da solo? Se sì. Puoi farlo illuminare? Ok. Quindi è un bambino che è da solo. Sì, esatto. Okay. La domanda mi rende prima. Ok. Togli la luce. Sì, questo. Aspetta, anzi, fermo. Fra, ditemi che mi avete chiamato voi. Per favore, vaffanculo, c'ho la fottuta pelle d'oca, non sto scherzando, fra. Io non ho sentito chiamare il mio nome e venire da lui a te. Fra, ditemi che mi avete chiamato voi. Per favore, vaffanculo, c'ho la fottuta pelle d'oca, la sto scherzando, fra. Io non mi l'ho sentito. Ho sentito chiamare il mio nome e venire da lui. No, io non l'ho sentito. L'avete sentito? No, sì. Forse questo, per ma favore. Io... Sì. Fra, non sono sentito chiamare il mio nome, io non sto scherzando. Alex? No, Todi. Mi sto incazzando, giuro. Dimmi la vecchia. Fra, cosa mi ha preso questo? Se stava accanto a me l'ha preso. Io non lo so, tu l'hai preso. Guarda, disco. Cosa raffigura? Aspetta. Cosa vedo? Te lo giuro, ed è stato chiarissimo, se sentito sì. L'ho sentito esattamente questa tonalità. Quello l'hai sentito? Te lo giuro. Era accanto a lui. Se è sentito chiarissimo. Sto parlando di questo con lui. Te lo giuro. Perché non si è sentito? Se non c'è a casa, non lo senti subito. E io ti la domanda a questo punto. Mi rende fai. Sei ossessionato da uno di noi? Sei ossessionato da lui? Sei ossessionato? Non vuol dire ossessionato, magari ti piace qualcuno di noi. Esatto. Ti piace lei? Oppure ti piace far spaventare qualcuno di noi? No, una domanda alla volta. Sei ossessionato o vuoi far spaventare lui? Todi, chiama se è lui, se deve aver detto il suo nome. Richiamalo se ti piace. Se sei così ossessionato, oppure ti piace far spaventare il Todi, questo ragazzo qua di fronte a me, puoi far illuminare questo strumento per favore? Ce l'hai con lui perché c'ha la pagina in mano? È vero, bravo! O perché ti ha disturbato? Può essere. Porca puttana! Sono con perché? Cosa c'è con lui? Candele vuol dire una luce, diciamo, per gli spiriti. Hanno aperto un portale, io ho fatto un passo dietro quel cazzo di portale. Ma c'è lui che ti vedo fuori. Però non si illumina. Ah, io ho pestato il posto, sono entrato dentro un portale, cazzo. Quindi... Ma perché la pagina di sì, me? Quindi sei arrabbiato con lui? Io non potrebbe servire a tanti video. C'è tante cose. Non si domina. Cazzo. Andiamo, spostiamoci, vai. Non si domina. Io sento puzza. Di cosa? Guarda. Di cosa? Guarda. È vicino, è vicino. È qui. Non per te. Guarda. Quindi con lui si illumina. Dimmi che si illumina. Guarda, allontanati. Non si muove più. Avvicinati. E non c'ho niente addosso, Poi il telefono non è aereo. Quindi possiamo confermare tutto ciò. È lui. Come facciamo ad essere sicuri di cosa vuole? Lo chiedo. Sei arrabbiato con lui
Perché è entrato dentro il cerchio e ti ha disturbato? Sì, sì, fallo illuminare, per favore. Cos'è sto fumo? No, ma fa freddo. No, questo fumo. Comunque non è andato da noi. Perché sei entrato? È qualcos'altro. Che cosa hai fatto? Oh, che c'è laggiù? Dopo chi c'è? La schizza. Sulla destra c'è qualcosa di nero, venite più qua. Nero. Guardate, è una scritta, spero. Quella cosa esce da destra. Spero. Guarda, guarda. È vero. È una scritta, no? Sì. Ok. Deve essere. Ma che cantiamo? No? Tu è inutile perché sembrerebbe molto uscito. Todi, ma sta roba? Sta striscia? È fresca, eh? È molto cazzo di fresca. Sì, 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 è di ora. Non voglio dire parolacce, però è di ora. Oh, bravo! È di ora! Sei illuminato tantissimo. Raga, vedo che cazzo hanno. Anche qui, ah, si ferma qui. Cioè, questo l'abbiamo visto, però quella lì no. Non lo so. E poi qui. Vedimi una vera soltanto qua, per il ferro. Togli, e io sto riprendendo. Sto sentendo. Ora, vedi, vedrai. Mi sto sentendo un cane. Togli, c'ho la ripresa, c'ho la ripresa. Oh, ti stavo riprendendo dietro, ci vedrai che c'ho qualcosa. O si vede la felpa, forse, così. Andiamo ai sotterranei, veloce. Raga, il problema dei sotterranei è che se arriva qualcuno siamo chiusi, eh? Se arriva qualcuno siamo chiusi. Che è successo? Hai toccato il Todi? Se l'hai toccato, fallo arrivare fino al rosso. Guarda. Io mi sono sentito. Guarda, guarda. Quello del volo. Fallo arrivare fino al rosso se sei stato te. No. Guarda. Mi sono sentito toccare, te lo giuro che mi sono sentito toccare. Non sto scazzando. Mi sono sentito. Mi stavo proprio le scarpe, penso. Davvero volete andare ai sotterranei? No. Che poi... No! Che cazzo penso se ti toccherà così forte? Oh regà. Vaffanculo. Scusa. Questa volta era male più forte il tocco, eh. Fra. No, cazzo. Oh fra, ma fate luce. Guarda. Questa volta le scarpe, penso. Davvero volete andare ai sotterranei? No. E poi... Allora, ora noi ragazzi andiamo via. Solamente se te ci dai un segno distinto. Qui ci sono i sotterranei, raga, guardate. Laggiù. E voi, anzi, se se ci date un segno, un rumore forte, noi andremo nei sotterranei. Shh, zitti. Lancia qualcosa, sbatti qualcosa. Ma dove? Dove c'è qualcosa. L'abbiamo controllato prima, Todi. Sì, no, dai, che cazzo stai... Dai, oh. Todi. No. Todi, ma che cazzo... Tipo se guardo... Sì, sì. Oh, Todi. Andiamo via. Andiamo via. Dopo lo vedi dalla ripresa, per fuori, andiamo via. Per fuori. Oh, andiamo via, raga. Andiamo via. Andiamo via. Ce l'ha contento, Todi, andiamo via. Andiamo, forza. Che cazzo è stato? Andiamo via. Però
Mi sa che quei rumori dicono che noi si dovrebbe andare ai sotterranei. Ah, è una trappola. Andiamo, andiamo. Andiamo via. Sì. La batteria della GoPro. Un momento. Ok. No, l'asma. Che cazzo dici di... No, ma non stare qua, esci fuori, cazzo, fra. Piano. Esci fuori. Non stare lì, cazzo, esci fuori, fra. Piano. Comincia a fare te, però piano. Andiamo. Esci, dai, dietro. Piano, però esci. Non stare qua dentro. Esci fuori. Esci via, cazzo. Di questa polvere, esci. Esci, via, per favore. Piano. Non ce la faccio. Aspetta, attento dai, dietro, donna. Dai, fra, prendiamo un po' d'aria, per favore. Come cazzo l'aiuto ora? Esci, ci basta, ma vaffanculo. No, fra, lui soffre d'asma, c'è salvavita in macchina. Lo so. Occhio, che si muove il coso. Guarda, si è sicuro dietro. Tenete sta cazzo di torcia, tieni, togli. Aspetta, come passa di. Dobbiamo correre adesso, eh? Così veloce. Sto dicendo la videocamera. Dovete sapere che Diego è un ragazzo asmatico e in realtà avrebbe salvavita. Ma è tanto che non mi succede. Il problema è che ce l'ha in macchina, perché non guarda, gli succede spesso, gli succede una volta ogni tanto. Ma quindi... aspetta, no, ora è tanto. Fra, come se uno mi avesse preso. Cosa hai sentito là dentro? Oh, ci muoviamo, poi ne possiamo parlare prima, per favore, raga. Cioè, c'ho l'ansia per tutto, vi giuro. Era come se uno avesse preso. E stretto proprio. Cioè, ti sentivi stringere il petto? Dopo quando io ho visto i tuoi graffi, è come se mi avesse preso. Ah, dopo hai visto i miei graffi? Sì. E non scherzo, perché su ste cose non ci scherzo. Ho avuto precedenti gravi. Quindi su queste cose, raga, non ci scherzo. Scusate se parlo lento, ma no, stai scherzando, la vita è più importante. Ma ho respiro corto, sono